Dimmi tu che quando... Ok, avete delle collaborazioni, delle sperimentazioni in ambito ospedaliero? Sì, siamo stati chiamati dall'Università di Modena, da un medico, un chirurgo, che è primario del Policlinico, perché lui ha fondato l'associazione del secondo parere, cioè dà la possibilità a tutti i pazienti che soffrono di malattie, sono praticamente in fin di vita, li mette poi in rete con altri medici a livello mondiale per avere appunto questo secondo parere. E lui era particolarmente interessato all'utilizzo della spirulina. Quindi abbiamo fatto delle prove in vitro per vedere l'interazione con lactobacilli. E poi ha testato, sta in questo momento in via la sperimentazione, perché dato che scientificamente è dimostrato che durante il post-operatorio i pazienti comunque soffrono molto, sia quelli che fanno terapie chemioterapiche, sia appunto il post-operatorio in generale, lui sta somministrando la spirulina. Quindi ora... Esattamente. Spirulina can help. Esattamente, quindi ora in via di sperimentazione abbiamo questo accordo, questa partnership con questo medico che poi a livello anche internazionale è una persona molto in gamba e preparata. E quindi basta. Se vuole aggiungere qualcosa. Would you like to add something to this? Yeah, that's excellent. Excellent research. Credo che sia una ricerca eccellente. That's really important because so many people have that kind of therapy. Mm-hmm. Perché molte persone helps them recover from cancer treatment. Vengono sottoposte alla cura chemioterapica e per poter superare per poter cercare di combattere il cancro. Mm-hmm. So it's actually quite difficult to get that kind of research on humans. So if you can get it, it's extremely valuable to have that kind of human research. Quindi io è molto difficile fare questo tipo di ricerca, quindi se voi riuscite a collaborare, se state collaborando con questo ospedale, ovviamente credo che la ricerca sia di altissimo livello. Mm-mm. Sì, infatti noi appunto crediamo che questo sia molto importante, sarebbe anche bello poterlo poi sviluppare nel nostro territorio, proprio in Puglia. Ora abbiamo avuto questa opportunità, però crediamo molto che la prevenzione sia la base, cioè è dimostrato che sia ricco di antiossidanti, è dimostrato che possa aiutare a prevenire una serie di patologie, quindi molti studi sono stati fatti sui topi, come anche ha detto Robert, è necessario dare comunque un punto di svolta alla ricerca, perché le malattie, cioè la chemioterapia distrugge tutto, e questo lo sappiamo, quindi perché no trovare poi dei rimedi nel lungo termine. Non sappiamo che ora si parla di un settore ancora molto nuovo, però magari tra 10, 15, 20 anni, perché no, si sta insomma. Sarebbe interessante anche combinare, sperimentare gli effetti della spirulina con qualche altra sostanza naturale. Sì, cioè si sa che diciamo, è la natura che è l'unica medicina. Poi abbiamo travisato tutto e ci hanno resi tossici e dipendenti dai farmaci praticamente. Quindi... Anche perché sappiamo che i principi attivi si basano poi su sostanze naturali che poi vengono trasformate chimicamente, quindi perché non prendere quel principio attivo e capire come... Cioè, si potrebbe fare tantissimo veramente, come combinarlo esattamente. Esattamente. Yeah, I can add something to that. The good thing about that kind of research is it's short term. In other words, you're giving spirulina to a patient to avoid toxic side effects of chemical and drug therapy for cancer.
Quindi io credo che questo sia una buona ricerca, anche perché è una ricerca a breve termine, perché voi cercate di trovare degli espedienti naturali per questi pazienti affetti da tumore. So if the result of spirulina is it improves their immune system, they have less sickness and they recover quicker, it's a relatively short observation period. Quindi io credo che il dimostrare che la spirulina abbia degli effetti benefici sul sistema immunitario e quindi sulla veloce ripresa del paziente, io credo che questi effetti potranno riprodursi a breve termine. So it's always good to have a study with humans that doesn't last a long time. Quindi è anche utile avere uno studio fatto sugli umani che non duri molto tempo. For example, if the study was does spirulina prevent cancer, that's a 40-year study. It will never happen. Se lo studio sarebbe l'obiettivo dello studio sarebbe stato quello di vedere se la spirulina può aiutare a prevenire il cancro, ovviamente sarebbe stato uno studio che avrebbe preso tantissimi anni, quindi anche 40 anni. But does spirulina help reduce side effects, negative side effects from drugs and medications? That's a relatively short-term study. Infatti, la spirulina, questo studio sulla spirulina, quindi prevenire gli effetti tossici che possono derivare dall'assorbimento, dall'assunzione di farmaci, ovviamente può essere una ricerca molto, molto importante. And it's a huge market for an aging population. E c'è un grandissimo mercato per la popolazione, per gli anziani, per la popolazione anziana. Right. So. Io trovo un'altra cosa molto, diciamo, incredibile, sconvolgente. Quello che Robert ha detto, che noi sapevamo già, quando c'è stata la strage di Chernobyl, è stato dimostrato come un numero, diciamo, elevato di pazienti, soprattutto di bambini, in seguito all'assunzione di spirulina, ci fosse una detossificazione dei metalli pesanti. Ora, da Chernobyl arriviamo a noi. Quanti metalli pesanti noi accumuliamo perché ci mangiamo i predatori che stanno al vertice, quindi il tonno, il pesce spada, tutti quelli della catena del mare, ma anche a terra, gli organismi bioaccumulano, questo si sa. Come se potrebbe essere, cioè quanto, come interessante anche questo aspetto, quindi cercare di fare questo confronto, perché magari noi ora non ce ne accorgiamo, ma sempre nel lungo periodo, tra 20 anni, scopriremo di avere altri problemi. Quindi io lo trovo veramente interessante. Poi ci sono dei risultati scientifici, quindi sarebbe poi bello poter anche fare realizzare anche questo. Ci sono tanti stimoli, vorremmo fare tante cose. Yeah, well, the challenge is to make a relationship with the university and get that kind of study funded. Typical studies are funded by drug companies to prove the effects of pharmaceutical compounds. So there's lots of money going to doctors and universities from the pharma companies. But if you can get a sympathetic university that will test a natural product, that's fantastic. Quindi è importante avere ottenere dei finanziamenti da un'università che sia sensibile a questo tipo di argomento, e perché ci sono anche molte società farmaceutiche, sono anche propense a destinare dei fondi, dei finanziamenti a questo tipo di ricerca per vedere un po' quali sono gli effetti di alcune componenti farmaceutiche. But the problem with the research with spirulina is nobody owns it. That's why it's hard to get the research done, because it's not a patented drug that some drug company can make a lot of money on. Everybody makes money. So it's hard to get that support to do that research. Ovviamente il problema per fare questa ricerca è che nessuno possiede questo elemento che è la spirulina, quindi ovviamente le società farmaceutiche sarebbero molto interessate se ci fosse la possibilità di fare grandi profitti. Right, dopo con l'ottenimento dei risultati delle ricerche, quindi questo è il problema un po' della ricerca sulla spirulina, sugli effetti della spirulina. Yeah, so if you can get that research, good for you. Tu sareste fortunati se riuscissi ad avere dei finanziamenti per portare avanti questa ricerca.
In merito ai dosaggi, tipo per l'assunzione, ci sono delle specifiche, cioè, ci sono dei limiti di assunzione, o lo si può assumere ogni giorno in determinate quantità? E due, per quanto riguarda i bambini. Diciamo, è una cosa... Penso che sia... Okay. You can say how many doses of spirulina. Sempre nel campo della medicina oppure dell'integratore alimentare. Cioè quante spirulina al giorno bisogna prendere, ma se c'è un limite, se magari c'è qualcosa di, si è dimostrato magari che un sovradosaggio, un eseccio o un eccesso possa portare a effetti collaterali o quant'altro. Ok. Do you know whether there are some limits as for the eating spirulina? So shall we eat a certain amount of spirulina per day? This both for adults and for children. Mm-hmm. Or there are some, for example, bad effects if we eat a lot of spirulina? Well, 3 to 5 grams a day. Every day? 35? Yeah, 3 to 5. 3 to 5. So it could be... Every day? Yeah, 1 year. 6 500 milligram tablets or 10, it doesn't matter. You could have more, but I've been taking 5 grams a day for 30 years. 30 years? Yeah, the idea is every day you get a soft cleansing and the benefits of it every day. You keep eating it. You know, it's a food. Io per esempio da 30 anni prendo 5 grammi, assumo 5 grammi di spirulina al giorno, perché in tutto questo tempo c'è una il corpo viene disintossicato, noi puliamo tutto il nostro corpo piano piano, dolcemente. Okay. Now, I have met athletes who have special training and they for limited time could take 20 or 30 grams a day. Okay. Per esempio, ho incontrato degli atleti, ho conosciuto degli atleti che per bisogni proprio sportivi di competizione hanno preso anche 20-30 grammi di spirulina al giorno per un limitato periodo di tempo. Sì. Right, like bodybuilders and people like that, they're burning up all this energy. Coloro che per esempio fanno bodybuilding o qualsiasi altro atleta che è un tonico. Spende molte energie. Okay. What you would find if you started taking 30 grams a day, very quickly your body would say enough, stop. Okay. Se prendendo 30 grammi di spirulina al giorno sarà il corpo stesso a dire adesso basta. I reni, diciamo soprattutto, alzeranno le braccia. Ok, io comincerò da domani ad assumere, se questi sono gli effetti, inizierò da domani ad assumere la spirulina. As of tomorrow, I will take 3 grams or 3 to 2 grams. Grazie. Yeah, that's it. For the medical benefits, that's all you need. Oh. 10 grams is okay, but that's too much for some people because they don't need it. But somewhere in that range is good. Sì, se vuoi avere dei buoni effetti sulla salute, 3-5 grammi sono buoni al giorno. Anche per i bambini? Finisco quello che ha detto, ma 10 grammi potrebbero essere un po' eccessivi. Sì. And children too? I mean 3 to 5 grams yeah, per day. For 3 grams. The thing to do is to start small. Okay. You know, take a couple grams a day. You feel okay, take more. Okay. There are always unusual people that have sensitive reactions. Hmm. People are different. It depends. Right? Okay. So start. The biggest mistake people make when they get excited, they take too much too soon. Uh-huh. Ah, okay. Quindi il problema è, cioè bisogna comunque partire gradualmente con l'assunzione della spirulina e quindi incrementare ogni giorno un po' fino ad arrivare alla dose consigliata, perché ovviamente ci sono anche delle persone che potrebbero essere troppo sensibili o sensibili all'assunzione di spirulina, perché molto spesso ciò che succede è che molte persone incominciano, sono così contenti e soddisfatti degli effetti della spirulina che ne assumono così tanto in un brevissimo periodo di tempo e quindi ovviamente hanno effetti avversi, effetti contrari. Okay. So
typical negative reaction of someone who takes too much too soon is the intestinal flora begins to change. And this can be a source of severe discomfort. E quindi ovviamente quello che in queste persone succede è che si incomincia ad avvertire delle reazioni negative a livello della flora intestinale e che porta a disturbi molto gravi, sì. Insomma, non... So those people would say, oh, I feel terrible, spirulina must be bad for me. But actually it's beginning the cleansing process, but it's too quick, yeah. Too much, too soon. Take it easy. Quindi ovviamente la gente, le persone possono dire oddio, sto avvertendo delle brutte conseguenze sul dei cattivi effetti assumendo la spirulina, ma perché l'hanno fatto in un brevissimo periodo di tempo, ma quello è proprio il processo di purificazione del corpo che avviene lentamente. So remember, quindi bisogna assumerle. Yeah, go ahead. Bisogna assumere la spirulina lentamente, gradualmente. Right. So remember, it's taken you more than 20 years to become toxic. So it takes a little time to get rid of that. per essere intossicate ci vogliono 20 anni. Okay. Quindi ovviamente ci vogliono altrettanti anni per purificare gradualmente il proprio corpo. Sì. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, okay, sure. Tornando a un discorso fatto prima, in generale un prodotto necessita di ricerca e sviluppo. In Italia, insomma, il processo prevede prima ricerca di base, poi ricerca applicata e poi lo sviluppo per ottenere poi un prodotto. E quello che stavo dicendo prima a lei era... Se la ricerca di base comunque interessa più le università, gli enti pubblici, la ricerca applicata sfrutta la ricerca di base fatta dalle università che hanno messo poi in rete questo tipo di ricerche. E per poi sviluppare il prodotto. Quindi la ricerca applicata comunque è interessata da imprese che hanno un tipo di obiettivo e secondo me è necessario che questa impresa sia interessata alla tutela ambientale, alla sostenibilità e non solo a un discorso di profitto. Però purtroppo la realtà parla, cioè ci dice un po' la situazione in Italia, qual è? Che se non c'è un profitto, nessuna impresa o pochissime imprese poi saranno interessate a sviluppare questo tipo di attività che voi avete messo su alla fine. Però mai dire mai, magari c'è qualcuno che dice sì. Ci credo anch'io e quindi anche questa impresa sarà sostenibile e vi, come posso dire, vi sosterrà. Non so, tu volevi rispondere? Sì, io anche volevo dire una cosa. Sì, hai perfettamente ragione. Spesso anche l'università, se non ha, tra virgolette, un profitto, magari è poco interessata, però probabilmente noi abbiamo il compito, l'obiettivo anche di dimostrare perché possa essere interessante far investire anche una ricerca di base da parte dell'università o da parte dei centri di ricerca. Quello che manca sicuramente in Italia è un collegamento, cioè l'applicazione dei risultati della ricerca di base alla ricerca poi industriale. Sicuramente sappiamo che questo è un gap molto, molto negativo, insomma con degli effetti negativi in Italia. Noi non possiamo fare altro che magari sensibilizzare, informare, stimolare ad unire la parte della ricerca universitaria alla parte della ricerca più a livello industriale.
Poi esiste l'altro discorso, come il discorso che si faceva prima delle aziende farmaceutiche, che sono delle imprese che però riescono anche ad intravedere degli interessi e quindi ad investire nella ricerca di base e poi applicata. Sono convinta però che le imprese, magari poche, però ce ne sono, iniziano ad avere un occhio di riguardo anche per l'ambiente e quindi sicuramente c'è la possibilità di sviluppare un commercio, un business che porti degli utili, ma che sia coniugato con un rispetto per l'ambiente, perché oggi probabilmente il passaggio che deve fare l'impresa è capire che rispettare l'ambiente dà un valore aggiunto al prodotto, dà un valore aggiunto all'immagine dell'azienda e che quindi probabilmente quel prodotto stesso può portare degli utili ancora più alti. What do you think about? Is there a question? No, it was no. It was not a question, it was a remark. Oh yeah, I know, it was fine. Okay. But I don't have a specific contribution to make on that. Non ho una It's a good discussion. Non ho un contributo personale da dare su questo argomento, ma penso che sia molto positivo quello che tu hai detto. Okay. Voglio aggiungere qualcosa? Volevo fare una domanda. Sì. Da loro in California anche in inverno si può produrre, le stagioni è stagionale oppure tutto là? Cultivate spirulina in the winter all over the year in California. Can you always cultivate spirulina? No, you cannot just cultivate outside, it's too cold. No, non si può coltivarla fuori, all'aperto, perché fa troppo freddo. No, ma in serra anche d'inverno, cioè in greenhouses? Oh yeah, of course, yeah. Sì. You could. Ma la sera poi è riscaldato o basta la temperatura? There is some heating system in the greenhouse. Yeah, you would need heating system in some places. Yeah. È riscaldato, soprattutto in alcune parti della serra bisogna riscaldarla. E se è fatto dei costi di tra il riscaldamento, i costi del riscaldamento d'inverno, durante l'inverno produrre costerà di più durante l'inverno. Of course, producing, cultivating spirulina in the winter is more expensive because of the heating costs. Yep. So there is a cost analysis about whether it's worth doing or not. Sì, ovviamente bisogna fare un'analisi dei costi per vedere se vale la pena coltivare la spirulina in determinati periodi dell'anno. So when we built Earthrise Farms in Imperial Valley, Southern California, in the 1980s, we had the same question. Infatti, quando noi abbiamo incominciato a costruire degli impianti di Earthrise, che è una società di cui ha parlato in questi giorni, in California del Sud, negli anni '80, loro hanno incominciato a fare subito questa analisi dei costi e si sono posti questa domanda. It's a desert climate. So it's extremely hot in the summer, up to 50 degrees centigrade, but it gets quite cold in the winter time. Good for people, but not good for growing spirulina. Ovviamente è un clima del deserto e quindi di conseguenza in estate raggiunge, si hanno delle temperature fino a 50 gradi centigradi, in inverno fa molto freddo. Questa diciamo, escursione termica va bene per le persone, ma non va certo bene per la coltivazione di spirulina. So typically from late October to February the pond water is too cold to heat up by the sun to grow spirulina. But of course other algae will grow in those temperatures, which is the problem. E quindi ovviamente dalla fine di ottobre fino a febbraio le temperature sono troppo fredde per poter coltivare la spirulina, ciò che invece non accade per altri tipi di alghe e quindi questo è il problema. Now we had large ponds, 5,000 square meters, long raceway ponds. Quindi noi abbiamo delle vasche molto grandi che occupano una superficie di 5.000 metri quadrati. And covering them with a greenhouse was an engineering issue. And,
And in March we had very strong winds every year. E quindi noi abbiamo cercato di coprire queste le serre con dei sistemi di ingegneria molto avanzati, perché noi a marzo abbiamo dei venti molto forti. So the combination of having to build a very substantial structure and having a low light where we had to clean dust off of the outside greenhouse cover meant that the growth rate wouldn't be so much better. And it would cost a lot of money to put in greenhouse covers on that farm. E quindi ovviamente abbiamo visto che la combinazione tra una struttura molto basilare con un sistema di luce un po' più sofisticato poteva essere molto costoso, soprattutto perché c'era la creazione di molta polvere che doveva essere rimossa, e quindi ovviamente il tasso di crescita non era altrettanto veloce, per cui era molto costoso fare delle serre in questo modo con questi sistemi tecnologici di copertura molto avanzati. So Earthrise took a different approach. It grew from March through October in the open ponds, and then beginning at the end of October would close the ponds, and in November clean the ponds. In December everybody goes on vacation. In January and February, they do the planned maintenance of all the equipment, the paddle wheels, the pumps, the whole system. Everybody's taking everything apart, fixing it. You get that concept? Yes. Okay. Quindi che cosa ha fatto Earthrise dopo aver visto un po' tutte queste cose qui? Ha coltivato la spirulina da marzo a ottobre all'aperto. Poi a ottobre ha coltivato la spirulina in vasche al chiuso, a novembre ha pulito le vasche, a dicembre tutti vanno in vacanza per cui nulla, e poi da gennaio a febbraio ha incominciato, pulisce sempre tutte le strutture, tutti i sistemi all'interno della vasca, e quindi le pompe, e quindi le ruote a pala, tutto ciò che si trova all'interno della vasca. And then in March, scale up the cultures from really dense reserve cultures back into the ponds. E quindi a marzo che cosa fa? Riproduce queste coltivazioni dense in altre vasche. Right. And by May and June, July, 24-hour production. So everything is running 24 hours a day to keep up with the growth. E quindi entro maggio, giugno, luglio si ha una produzione a 24 ore su 24. So the harvest from one pond for an hour, the next pond, the next pond, the next pond, goes all around the day and night cycle, constantly harvesting and drying. E quindi tutto il processo di raccolta, di crescita, si sviluppa per le 24 ore al giorno, notte e giorno ovviamente. So, but that's not the only way. So if you have a micro farm and you design it from the beginning for longer production, you have it in a greenhouse in California, you can easily extend the growing season to 9 months, easily. Ma se viene stabilito, se si ha un piccolo impianto e sin dall'inizio lo si progetta in modo particolare da poter avere una coltivazione più lunga in serra, allora voi potete avere dei periodi di coltivazione della spirulina più lunghi. Because the coastal climate does not get as cold as the desert. So where I live in San Francisco, in my backyard, I was growing spirulina 12 months a year. But I was heating my ponds for about 4 or 5 months. Perché appunto in questo modo noi non abbiamo comunque un clima così tanto caldo come lo si ha nei deserti, per esempio. E quindi quello che ho fatto io è riuscire ad avere delle serre, quindi degli impianti, che mi consentissero di crescere la spirulina per 4 o 5 mesi all'anno. But basically the question is the same that the French farmers have to ask, which is, do you really want to work for 3 months, November, December,
January or February and get low production or take some time off. So that's a question for everyone. Quindi ovviamente siete, cioè voi dovrete porvi questa domanda, o comunque per esempio la potete porre anche agli agricoltori francesi, cioè volete lavorare a novembre, a dicembre per due mesi all'anno e magari per gennaio, febbraio prendete un po' di vacanza, non lavorate. Quindi questa è una domanda che vi dovete chiedere. So a lot depends on your microclimate and what your objectives are. Quindi molto dipende anche dal vostro microclima e da quello che volete fare, perché per esempio nel mio caso io nei mesi in cui non coltivavo cercavo comunque sempre di tenere la vasca riscaldata. So when people ask me that question, can I grow year round, I do a site visit and then I study the climatic conditions to see whether it probably would be feasible, but the real question is it worth it? E quindi quando per esempio le persone mi chiedono se possiamo riuscire a coltivare la spirulina per tutto l'anno, io che cosa faccio? Mi reco sul sito, studio un po' l'impianto, studio un po' anche le condizioni climatiche dell'impianto, della località dove si trova l'impianto e vedo un po' se la cosa sia fattibile o meno. Probabilmente sarà fattibile, ma bisogna vedere se ne vale la pena. In my farm in Olympia, Washington, I can easily grow 6 months a year in a greenhouse, but I stop production in November and I don't start again until early April. Quindi ovviamente io ad Olimpia, dove ho un altro impianto di coltivazione della spirulina, io riesco a coltivare per 6 mesi all'anno in serra. E io ovviamente incomincio la coltivazione ad aprile fino a novembre, però poi mi fermo. So this is what I have now off season. It gets down to minus 10 degrees at night in Washington. It's minus 10 degrees centigrade. It's cold. So I retreat to a very small pond area. You can look at that. Quindi questo è quello che io tengo adesso. That's what I have, small tanks. E a Washington adesso si hanno meno 10 gradi di temperatura al di notte. E quindi è abbastanza freddo. So it gets cold at night. Quindi fa molto freddo la notte. I hate that pond. So that's all I keep going through the winter. I hope that it survives and does okay. E quindi io ecco perché cerco di riscaldarlo comunque durante l'anno e spero che le alghe possano, la spirulina possa sopravvivere. Volevo aggiungere una cosa, che noi nonostante vorremmo andare it's in vacanza... It's 8 o'clock in the morning. The foam on the top of that pond is probably icy foam. From the bubbler, the air bubblers in that pond. Come potete vedere, ci sono delle bolle di acqua. Probabilmente si è depositata un po' di ghiaccio su quell'impianto, su quella vasca. Dicevo, noi in Puglia, nonostante vorremmo andare in vacanza, non riusciamo ad andare in vacanza perché continuiamo ad avere una temperatura molto alta e quindi riusciamo a continuare a produrre. Hot temperature. Mm-hmm. And so high temperature so we can continue our production. Yeah, that's right. We can do it here. Infatti qui lo potete fare, basta che non si muova. Io volevo sapere, i piccoli produttori, cioè l'associazione che tu hai incontrato in Francia, sono tutti piccoli produttori oppure all'interno della loro organizzazione hanno anche seguito una differenza nelle specializzazioni, tipo c'è chi produce, chi trasforma, chi impacchetta. Specializing production, packaging, transporting, or they are all farmers who only grow spirulina. Are you referring to the French Association? Yes. Mm-hmm. Ti riferisci sì, alla più o meno, o altre organizzazioni. Or e se può essere una possibilità? It can be a possibility to diversify. Mm-hmm. Different specializations, for example, there are some farmers who deal with transport, other farmers who deal with packaging.
Right. Other farmers will deal with other things. Right. Well, that is, of course, an agricultural model of cooperatives, where big growers decide to concentrate the processing facility. So they have the farmers that send the product to the processor for processing some foods, and then that's a separate business, but it's cooperative, and then they sell. But in this case, we're talking about micro farms. That's the difference. And in France, everybody's a producer. Okay. Everybody's a seller. I don't know that they cooperate in the transformation of the product at all. I think it's all individual because they're small. There's no economy of scale. You harvest the spirulina, you need to process it right there on the location. You don't want to be transporting live spirulina harvest to some far location. It doesn't really work. Sì, questo di cui tu parli è un modello proprio di cooperative, quindi abbiamo poi dei grandi produttori che decidono di allargare le loro strutture e quindi di demandare la produzione ai piccoli produttori, ma noi stiamo parlando di micro impianti, di piccoli impianti, quindi in Francia sono tutti produttori perché sono piccole aziende e sono tutte a livello individuale, per cui non c'è un'economia di scala, per cui non hanno interessi a trasportare la spirulina viva molto lontano perché non avrebbe nessun senso. Yeah. So typically the kind of cooperation is certification, regulations, permit, interaction with government agencies. The small grower needs help to work with that system. And quality control and all that stuff. That's where they're working together. La cooperazione va bene soltanto per quanto riguarda le certificazioni, la conformità delle regole e degli standard, all'interazione con gli enti governativi e quindi il piccolo produttore ha bisogno proprio di questo, di questo tipo di assistenza. No, volevo dire giusto una cosa e poi due domande. Prima non ne ho parlato perché aspettavo giustamente la conferma. Su al nord c'è un altro gruppo, piccolo gruppo di ragazzi, tra cui saluto Matteo che sicuramente ci sta seguendo, che più o meno stanno facendo il nostro percorso, quindi loro sono d'accordissimi con noi a creare un consorzio italiano di qualità per la spirulina. Poi una domanda. Quando le temperature non sono più idonee per la produzione, per produrre, qual è il modo più giusto per far andare l'impianto in stand-by e poi riprenderlo nel momento in cui le temperature... Ho finito. Okay. Sì, quando le temperature lo consentiranno. Benissimo. Ormai è espertissimo. Well, I think you get the idea. You harvest from your large ponds and clean them and keep a small reserve culture where you have environmental controls like heat and maybe you add light. The purpose is to keep that culture viable so when the weather changes and heats up, you can expand from that culture. So it's kind of like an indoor or semi-indoor culture. Sì, nel momento in cui non è più possibile coltivare la spirulina, conviene raccoglierla dalle vasche grandi e metterla in vasche più piccole, laddove si può avere un controllo delle condizioni ambientali e climatiche maggiori. E quindi nel momento in cui il tempo cambia, le condizioni climatiche cambiano, ovviamente si prende di nuovo la spirulina e la si rimette nelle vasche grandi e si continua la produzione. Comunque bisogna sempre garantire un sistema di riscaldamento quando le temperature non consentono di produrre, di coltivare la spirulina. I keep additional cultures in tanks in San Francisco area right now where it's nice climate like this, warm, so that even if that pond that you saw fails,
because it's so cold up there, I still have other culture I can use to expand into my ponds in the spring. Mm. Infatti quello che io faccio è, per esempio, io ho delle piccole coltivazioni di riserva. Perché per esempio a San Francisco io ho delle culture adesso, delle coltivazioni adesso che stanno bene, perché ovviamente il clima è come quello che abbiamo qui adesso. Ma per esempio quelle coltivazioni che vi ho mostrato poc'anzi probabilmente non sopravviveranno perché fa troppo freddo. Quindi è mio interesse avere sempre delle coltivazioni di riserva, in modo che se c'è qualche problema nel processo di crescita della spirulina, ovviamente io con queste coltivazioni posso continuare la crescita quando il tempo lo permetterà, quando le condizioni climatiche lo permetteranno. Sì, più o meno facciamo anche noi la stessa cosa. Oltre alla vasca, ognuno di noi a casa ha un piccolo impianto di spirulina che gestisce come un'ottima riserva. Yeah, of course. So this picture I showed you of the project in Washington, this is an experimental test bed. The purpose is to be a test bed, and we'll have to see how that pond does in the extreme cold outdoors, but I want to find out. But I'm not sure that it's going to be so good. That's why I have reserve tanks elsewhere indoors where it's warm. Infatti, la vasca che vi ho mostrato prima, la coltivazione che vi ho mostrato prima, è un campo di prova per vedere se queste coltivazioni veramente riusciranno a sopravvivere con le temperature molto elevate. Io devo adesso, molto basse, quindi adesso io devo provare questa cosa perché mi devo rendere conto, ed è il motivo per cui io ho delle piccole riserve che comunque coltivo in serra, comunque al chiuso, perché sono più calde. Because the purpose of the farm in Washington is to demonstrate you can grow in a cold climate. So this is part of the experiment to see, well, how cold will it live? How do you have to keep it in a cold climate? Because most people live in cold climates, and if they want a micro farm where they live, will it survive? Quindi perché a Washington noi dobbiamo dimostrare se veramente si può coltivare la spirulina con un clima molto freddo. Perché dobbiamo sapere anche quanto freddo deve essere il clima affinché la spirulina non muoia e quindi continui a sopravvivere. Ecco perché stiamo facendo questo tipo di esperimento adesso. Perché a Washington fa molto freddo e quindi dobbiamo dimostrare questo. Mi collego a questo discorso. Per quello che è la mia esperienza. Io so che le alghe sono degli organismi che si adattano molto bene ai fattori ambientali, a variazioni ambientali, e molto spesso questi adattamenti comportano una modificazione a livello biochimico delle molecole, tipo per microalghe destinate all'energetica si mettono in condizioni di particolari stress in modo tale da poter incrementare la produzione di lipidi. Tu testerai anche la qualità della biomassa prodotta in questo modo per vedere se ci sono poi delle variazioni biochimiche all'interno? So what was the last part of it? What was the last? Do I test? Do somebody? The biomass, mm-hmm. That is. Do you test the inside of the biomass to test the quality of the biomass? La composizione. Well, the tests I do are for nutritional composition. I testi simple. Che io faccio sono per a livello nutrizionale per vedere quanti dei valori nutritivo del. Yeah, so I want to find out if the spirulina nutritional composition looks like it should. È uguale, quindi, non c'è... No, ha detto, io devo vedo soltanto se il valore nutritivo della spirulina è quella che io mi aspetto, è quello che io mi aspetto. Quindi non ha ancora, non è finito l'esperimento. So the experiment is not finished. It's never finished. No, non finisce mai. Always learning more. Completiamo mai l'esperimento. Robert, tu sei a conoscenza dell'esistenza di ceppi... Do you know?
Ah, mi devo sedere, scusa. Scusate. Do you know if there are any algae? Di ceppi di spirulina che crescono nell'acqua di mare, nell'acqua salata? Any spirulina species that grow in salty water? Yeah, that's a good question. Questa è una buona domanda. There are some similar species of spirulina that seem to grow in salt water, but no one has so far been able to cultivate it in a productive manner. But it's something that would be very interesting if you could grow spirulina in salt water. Alcune specie, alcuni ceppi di spirulina possono crescere nell'acqua salata, ma nessuno ha coltivato questa specie di spirulina in termini produttivi. Però sarebbe molto interessante vedere se ci sono delle specie di spirulina che possono crescere in acqua salata. Yeah, my understanding is it's not the salinity that's the problem. It's the other composition of salt water that causes other nutrients to drop out, and so spirulina doesn't grow well. Il mio problema, cioè ci sono, non è la salinità, per quanto riguarda la coltivazione della crescita della spirulina nell'acqua salata, il problema non è la salinità, il problema è dovuto ad altre sostanze che purtroppo riducono i valori nutrizionali della spirulina. Quindi non c'è, io non ho capito, la temperatura minima e massima allora a questo punto. So which is the best? Il caldo massimo e il freddo massimo, non c'è, non esiste. Is there any minimum or maximum temperature we should use in order to grow spirulina? Yeah, so the basic minimum maximum is 20 is the minimum and 40 is the maximum, degrees centigrade. Il minimo, la temperatura minima è 20, la massima è 40 gradi centigradi. However, the sophistication is, at night, the water can fall far below 20. It could be 15. But for photosynthesis to occur with the sun, the water should be close to 20 degrees, 18, 19, or 20. Otherwise, it's too cold. So, yes, the temperature of the water can fall below 20, but if you want productivity, it needs to be close to 20 degrees centigrade when you're using the sun to create photosynthesis. Okay, tuttavia, la notte, la temperatura dell'acqua può scendere al di sotto dei 20 gradi, fino a raggiungere i 15 gradi. Ma per ottenere la fotosintesi noi abbiamo bisogno di una temperatura pari a 30 gradi, 25-30 gradi. Quindi ovviamente la temperatura ideale per poter coltivare la spirulina è di 20 gradi centigradi quando usate il sole per la fotosintesi. So if you let the water at night go down to 12 degrees, it's okay for the spirulina because it's relaxing. But if it takes all day in the sun for that temperature to go from 12 degrees to 20, you've wasted the entire day of sunlight to get the water warm enough for spirulina to grow. So, you got that? Yes, yes, but I say. Quindi, se la notte la temperatura scende di sotto dei 12 gradi centigradi, va bene per la spirulina perché è rilassante. Però se durante il giorno voi sprecate tutto il giorno per passare dai 12 gradi ai 20 gradi, voi ovviamente perdete del tempo, perché ci vorrà molto tempo poi per passare dai 12 gradi della notte ai 20 gradi, ci vorrà una giornata intera. So the problem is if it's too cold for spirulina to grow during the day, it's not a stable situation. Other algae, local algae that likes cold weather, will grow to fill the void.
and then you get contamination problems. Perché se il problema del freddo, cioè è dovuto al fatto che se la spirulina avverte freddo durante il giorno, ovviamente la spirulina non riuscirà a crescere e quindi di conseguenza ne verrà fortemente danneggiata. So even though you established a very high pH to favor spirulina, spirulina has to grow. Otherwise, other algae can creep into the space and take over in the cold weather. So then you have a mess. You have nothing. Quindi ovviamente anche se voi stabilizzate il pH, un alto pH per favorire la crescita della spirulina, ma se non c'è la temperatura adatta, la spirulina verrà contaminata e quindi di conseguenza verrà danneggiata e morirà. La superficie, l'altezza del battente d'acqua, cioè l'altezza dell'acqua nella vasca, può essere bassa perché conviene in modo che facciamo girare meno acqua. Ma in realtà se ci fosse più battente, la temperatura di notte avrebbe meno scussione perché la massa d'acqua calda mantiene più di una massa d'acqua piccola. So we understand that the height of the water in the pond must be low. The height of the water in the pond must be low because if we have a very high height, if the height of the water is very high, then at night we have less excursions. Less temperature changes. Right. Right. Okay? So true. However, the problem with the deep water is the sunlight only penetrates this far. So most algae ponds are quite shallow because you don't need it deep unless you can move everything around. So you have more pumping costs or more paddle wheel costs. So most ponds, commercial ponds, are this deep because the sun only comes through this far. So all the rest is wasted volume unless you have a tank system and you add lights down the sides. That's indoor, that's photobioreactor stuff. E infatti, cioè, se più l'acqua è profonda, meno luce del sole entra. Quindi ecco perché l'acqua non deve essere molto profonda, ma deve essere a questa profondità. Perché voi potete avere anche un'acqua molto profonda, ma è necessario avere delle pompe, delle pale che facciano circolare l'aria e l'acqua. E inoltre dovreste avere dei sistemi di luce appropriati per la vasca anche sotto la vasca in modo che la luce possa andare in tutta la vasca e questo è un po' il concetto del fotobioreattore. So commercially the best strategy is to maximize production when the environment is right rather than trying to maximize production when the environment is wrong. Quindi ovviamente l'obiettivo è quello, la strategia è quella di massimizzare la produzione quando avete delle condizioni ambientali ottimali, perché viceversa non massimerete, non otterrete il massimo della produzione. Ogni quanto tempo si può raccogliere la biomassa? How often can we harvest the biomass? Well, typically, in a pond, you can expect doubling in 3 days, doubling of biomass in 3 days for spirulina. Other algae could be much faster, but we're talking about spirulina. Per quanto riguarda la spirulina, voi potete raddoppiare la biomassa in 3 giorni, però ovviamente se parliamo soltanto di spirulina. So you could harvest every day. And your objective is to reduce the density from something more dense to something less dense. Or you could harvest every other day and save the time and not harvest every day. So that becomes an economic decision of your labor and your time, how often you harvest. But, you know, you should harvest every 3 days, I think, in the summertime. Keep the ponds regulated. Sì, si può ridurre, si può raccogliere la spirulina ogni giorno cercando di ridurre la densità.
o comunque si può raccogliere la spirulina un giorno a giorni alterni, però quello dipende un po' da come siete organizzati, quindi quanta forza lavoro avete e quant'altro. Quella è soltanto una decisione economica. Per cui secondo me in estate la spirulina va raccolta ogni tre giorni. Right. It'd be most productive to harvest every day or every other day, except that it takes time to do that. And maybe you don't want to invest in harvest every day. But highest production, just harvest a little bit every day. Sì, perché praticamente il problema di raccogliere la spirulina ogni giorno è che produce, che comporta un dispendio di energie, perché ci vuole molto tempo per raccogliere la spirulina ogni giorno o a giorni alterni. Quindi diciamo che sarebbe più produttivo da un punto di vista economico raccogliere la spirulina ogni tre giorni. If you have several ponds, which you would in a micro farm, you will be harvesting every day in the summer. And as I said, Earthrise Farms harvest 24 hours a day in the summer. They're always harvesting day and night. E se avete più vasche, ovviamente potreste raccogliere la spirulina ogni giorno in estate, come vi ho detto prima. Per esempio, in alcune zone in America si raccoglie in estate, si raccoglie la spirulina 24 ore al giorno. Un'altra domanda, se per Apulia Kundi. avete detto che volete insomma costituire un consorzio, un gruppo, insomma, e volete garantire degli standard di qualità. E quali sono questi standard di qualità? Alla fine gli standard di qualità essenzialmente sono la composizione biochimica, perché l'elevato contenuto proteico, vitamine, la presenza di determinati acidi grassi quali omega 3 e omega 6, che comunque sono positivi da un punto di vista nutrizionale, funzionali poi per la salute umana, perché se fai un integratore alimentare, se vuoi fare, cioè la diversa destinazione d'uso ti determina o comunque ti richiede una diversa qualità e quantità di determinate molecole piuttosto che altre. Per un integratore alimentare la spirulina è famosa, è importante proprio per il suo alto contenuto proteico, che rispetto a tutte le altre microalghe è quella più ricca, non hai microalghe con così tante proteine. Puoi avere microalghe con tanti acidi grassi e allora quelle le destini ad altro. Essenzialmente. Poi, oltre al discorso proprio nutraceutico, c'è anche un discorso di contaminazioni. Quando noi abbiamo analizzato la spirulina, per la maggior parte proveniente dalla Cina, abbiamo trovato un inquinamento da piombo alto, perché effettivamente le loro acque sono contaminate da metalli pesanti, pesticidi, cioè abbiamo trovato anche i pesticidi che alla fine non vanno proprio d'accordo con la crescita della spirulina. Quindi la qualità è sia da un punto di vista proteico, ma anche da un punto di vista di contaminazioni che ci potrebbero essere nella spirulina. E poi anche mantenere il ritmo, proprio la crescita, in maniera del tutto naturale. Cioè il fatto di raccogliere ogni tre giorni, e sì è vero, c'è un dispendio economico di personale, ma anche dare la possibilità all'alga di crescere per poi raccogliere, e quindi mantenere, non stressarla, quindi mantenere determinati parametri, perché poi alla fine si potrebbero avere delle altre controindicazioni. In più, come diceva Raffaele, noi per esempio facciamo ogni lotto, quindi ogni mese noi facciamo le analisi, quindi già sappiamo che l'acqua che utilizziamo è un'acqua che rispetta determinati parametri, il processo rispetta determinati parametri, la trasformazione rispetta determinati parametri, quindi è tutto perfettamente controllato con certificazione alla mano. Quindi ecco gli standard di qualità, le certificazioni, avere e poter dimostrare che la nostra spirulina è una spirulina di qualità. Mm-hmm.
No, no, anzi, anzi, è veramente importante la domanda. Ritornando alla raccolta, che percentuali di volume consigli di filtrare ogni tre giorni? Che percentuale di rispetto alla raccolta, che percentuale di volume bisogna raccogliere ogni tre giorni? Well, I would really suggest the best is to harvest a little bit every day, because that's less stress for the culture. If you harvest every 3 days and it doubles in 3 days, you're saying that you're going to harvest half of the culture. So you're changing the density from a very dense to much less dense. That's more stress, actually. Quello che consiglio di fare è una piccola percentuale ogni giorno, perché diciamo in questo modo si stressa di meno la coltivazione e quindi è meglio ridurre la densità giorno per giorno. Ok, e per avere anche una maggiore produttività alla fine. To have a higher productivity. Every day. A little bit every day. Less stress, just a little change. Un po' ogni giorno, perché meno stress al giorno ovviamente cambia anche la produttività. And if yeah, but economically that may be not the best unless you have multiple ponds, because it takes time to go through the whole harvest and drying cycle, as you know. Mm-hmm. And so that's economically not always the best thing to do. Da un punto di vista economico probabilmente non è la cosa migliore da fare, a meno che voi non abbiate varie vasche, molte vasche. Yeah. E quindi potete alternare la raccolta tra le vasche. Yeah. So I like to respond to that last question about testing. Rispondere alla domanda sulle analisi che vengono fatte per certificare, per vedere un po' la qualità. The absolute most important testing is food safety. Simple testing of the final product for bacteria, pathogens, E. coli, anything that could cause anybody to get sick. That's by far the most important certification that an association would want its members to do on some sort of regular basis. Quindi i test sono molto importanti da effettuare su base regolare, perché la sicurezza alimentare è la cosa più importante, perché bisogna assicurarsi che la spirulina sia priva di contaminanti e di agenti che comunque possono danneggiare la salute delle persone. Questa cosa quindi è importante, ed è anche importante ottenere una certificazione per garantire la sicurezza del prodotto, e questo è qualcosa che potreste fare voi in associazione. For example, you can grow it perfectly well, but if you're sloppy about the dehydration and the final moisture content is too high in the dry product, bacteria will grow. So that's what you have to test to make sure you don't have a product that's got enough moisture to create more bacteria. Quindi ovviamente voi potete, un esempio, voi potete coltivare la spirulina nel migliore dei modi, però non siete molto attenti, trascurate un po' la disidratazione, come disidratare la spirulina, e quindi in questo modo voi avrete molto di umidità nel prodotto secco, e di conseguenza ci saranno molte più possibilità di far produrre dei batteri, e quindi di conseguenza avrete una cattiva coltivazione. Quindi ecco, bisogna fare attenzione al controllo dell'umidità nella spirulina. Right, so whether your spirulina is 60 or 65% protein is not as important as if you have one case of food issue, food safety issue, that can wreck your business. So that's why food safety testing is number one. Quindi il fatto che la vostra spirulina possa avere 60%, 75% di proteine è importante, ma non tanto importante quanto un caso di spirulina che ha portato problemi
e quindi a quel punto ha danneggiato un po' la sicurezza alimentare, perché quella qualità della sicurezza alimentare è la cosa più importante, è il fattore più importante per quanto riguarda la crescita, la coltivazione della spirulina. Even if someone complains and it's not a true complaint, but a nuisance, and you get investigated, you want to have documentation that you have done reasonably well to document your food safety, and you have a clear documentation that you're a responsible producer. That's very important. E quindi ovviamente anche se c'è una persona che si lamenta, ma probabilmente quella lamentela non è una lamentela sicura, seria, è una lamentela che vi vuole arrecare soltanto disturbo, vi vuole dare soltanto delle noie. Quindi a quel punto ci saranno dei controlli sul vostro impianto e allora voi dovete avere tutta la documentazione a portata di mano che certifichi che il vostro prodotto è conforme agli standard di qualità e che voi siete dei produttori responsabili e attenti a garantire la sicurezza della qualità e la sicurezza alimentare del prodotto. For example, I've had situations over the years where certain people have unusual allergies, very sensitive. Like a lot of people have milk allergies, but there are a few people with spirulina or algae allergies. Who knows why? But it's not good for them. So they complain. E quindi ho avuto situazioni in cui delle persone avevano delle allergie, avvertivano allergie insolite, allergie come per esempio l'allergia al latte, essere un po' intolleranti al latte. Alcune persone erano intolleranti alla spirulina e loro non sapevano perché o noi non sapevamo perché. Questa è una situazione che bisogna comunque tutelare. Right. Or in the case we discuss where someone's too enthusiastic and they take too much too quick, their intestinal blows up and they think something's wrong with your product. That's another situation that can occur. C'è la situazione che dicevo prima, che descrivevo prima, cioè una persona che è così convinta che la spirulina faccia bene che ne assume quantità eccessive in un breve periodo di tempo. Ovviamente che succede? Ci sono problemi all'intestino perché l'intestino si gonfia e quindi questa persona può pensare che la spirulina non faccia bene. Ma ovviamente c'è un problema alla base, cioè questa persona ha assunto troppa spirulina in un breve periodo di tempo. So, questo è un altro problema. Right. So you have to be sure that it's not your product that's the problem, and you have the proof and that you've been regularly testing the product to show that it's not the product. Quindi dovete dimostrare che il vostro prodotto, che non è il vostro prodotto che ha problemi. E come fate a dimostrarlo? Attraverso delle prove, quindi dei documenti, che dimostrano che voi avete fatto i test sul prodotto e che quindi il vostro prodotto va bene. And then you always give those people a refund right away. Altrimenti voi dovrete rimborsare queste persone, cioè dovete risarcire, scusate, queste persone del danno eventuale causato dal vostro prodotto. Quindi i test sono molto importanti. La qualità dell'aria, ho sentito parlare delle polveri, ma oltre alle polveri, io quindi devo fare un controllo dell'aria e devo fare anche un controllo degli odori, anche l'odore influenza. Se ci sono dei cattivi odori, che succede? Oltre alla polvere. Okay, we talked about air quality. Yes, and the air quality is very important. But as for example, smells. Can bad smells have a bad impact on algae, on spirulina cultivation? Bad smells or not? If water doesn't smell good? Well, it could. You know, if you take spirulina from many different sources, they often taste quite different. And some of the difference comes from the water source or maybe the air, some comes from the drying method. So there's all kinds of ways that the taste of spirulina will change.
E ovviamente per quanto riguarda gli odori, questi dei cattivi odori possono essere dovuti dal fatto che la spirulina proviene da fonti diverse, da ceppi diversi. Non intendevo questo, è proprio l'ambiente esterno. Se l'ambiente esterno, la puzza esterna. He wasn't talking about the outside smell, bad smells. Perché nell'essiccazione probabilmente influenza nell'essiccazione, perché, ma nella produzione, nelle vasche, un'aria cattiva esterna, una discarica lontana, può dare influenza. For example, like a waste disposal system near the farm can have an impact on the cultivation of the algae or not? Well, when people ask that question, I say there hasn't been a lot of research on it, and if other food producers have a method to detect that, we'd like to know, because it would affect all food grown in that area, probably. Non ci sono delle ricerche su questo argomento, perché mi è stata chiesta anche questa domanda, mi è stata fatta anche in altre occasioni, quindi io quello che dico è, se c'è qualche produttore per esempio che ha sperimentato dei metodi per vedere se questi cattivi odori provenienti dall'esterno possono avere un impatto, sarebbe bene avere questi risultati di queste ricerche, di questi test, ma fino adesso non abbiamo ottenuto nulla. So I see it first of all as a marketing problem. If you locate your farm in a place that's stinky and smelly, you're always going to be answering that question. And is that the kind of question that you want to answer? Probably not. E poi questo è anche un problema di marketing, perché se voi ovviamente localizzate il vostro impianto in una zona che sapete che comunque ha dei cattivi odori e maleodorante, ovviamente voi non lo direte mai, no? Ecco perché noi non riusciamo a ottenere nessuna risposta. Quindi questo potrebbe essere la risposta alla sua domanda, perché comunque alla base di tutto questo c'è un problema di marketing, quindi il produttore non dirà mai: io produco faccio la coltivazione in questo sito che è maleodorante o vicino a una discarica, non lo dirà mai, ma soltanto per problemi di marketing non riuscirebbe a commercializzare il prodotto dopo. Remember, one of the big marketing advantages of a local farm is ecotourism, agrotourism. You invite people to your farm, they go, wow, this is a great place. That's the impression you want. And if your farm is not in that place, you're on the defensive and you've lost that advantage. So location is going to be important. Il luogo in cui è localizzato l'impianto è molto importante, perché ovviamente chi coltiva le alghe o la spirulina lo fa anche per scopi ecoturistici, quindi ovviamente invita la gente, arriva all'impianto, nell'azienda agricola dove c'è l'impianto, e dice: oh, bellissima, questa è una bellissima azienda, eccetera. Quindi non mostrando il sito in questo tipo di impianto ecoturistico, ovviamente voi perdereste tutto, questi produttori perderebbero tutto il vantaggio di coltivare la spirulina in quel particolare posto. Robert ha assaggiato la birra, la spirulina, con la spirulina. Yeah, okay, this is a tough question, I know. Non ho fatto la domanda. Lo sa già. La spirulina, riesce a sopravvivere al trattamento tecnologico per ottenere quindi la birra? The technological treatment in order to obtain beer? No. So here's this story. If they were putting whole spirulina in beer, it might be green or something, and it might not taste like real beer. So that would be a problem.
Sì, se loro, allora la storia è questa, se i produttori di questa birra a base di spirulina mettessero la spirulina nella birra diventerebbe verde e comunque non avrebbe il gusto della birra. Right. This beer in Myanmar wasn't like getting beer made and adding spirulina. This was actually fermented, made into beer with spirulina. So it's different than just adding spirulina to beer, which would be okay. You just add spirulina to beer and screen it and drink it, it's fine. But it's not that process. They made the beer with spirulina. Loro che cosa hanno fatto? Loro non hanno aggiunto la spirulina alla birra perché altrimenti sarebbe diventata verde. Loro la fanno fermentare la birra insieme alla spirulina, ma senza aggiungerla alla spirulina, alla birra. So what they did is they took an extract of spirulina, a polysaccharide extract, which has no color, just clear, not so much, and they just added it in the fermentation process. So it didn't change anything. The beer comes out just like beer, no difference, you can't tell the difference. Quindi ovviamente che cosa hanno fatto? Loro hanno estratto un polisaccaride, quindi senza colore, incolore, e quindi l'hanno aggiunto al processo di fermentazione. Questo è quello che hanno fatto. Quindi non hanno aggiunto spirulina e quindi poi alla fine del processo la birra risulta essere una vera e propria birra. Now, because there has been some scientific research that polysaccharide extracts increase the lifespan of rats. There has been some research that the polysaccharide extract of spirulina increased the lifespan of rats. They could, in Myanmar, make the claim long life beer. Ok, quindi poiché secondo alcuni studi recenti si è scoperto che i polisaccaridi possono aumentare la durata della vita dei topi, ovviamente adesso a Myanmar, dove viene prodotta la birra a base con, diciamo, con spirulina, potrebbe essere la birra che allunga la vita, quindi la birra della vita eterna. So it's up in order. So it's a novelty. You couldn't do that here, but it's a fun story. È una novità che voi non potreste fare assolutamente qui, ma la stessa storiella è molto divertente. Ritorniamo alle domande tecniche, diciamo. Oh, okay. Nel momento in cui si scopre in un impianto che c'è stata una contaminazione, sia per quanto riguarda metalli pesanti, eccetera, che per quanto riguarda magari anche agenti biotici, che sono rotiferi, nematodi e quant'altro, come ci si comporta? Cioè, we found out that the farm was contaminated by his agents? Well, if you found out that you felt that the spirulina was contaminated by those agents, you'd have to find out what's the source, the vector of those agents, where's it coming from? Dovete riscoprire, nel momento in cui vi rendete conto di questo, dovete vedere qual è la fonte, l'origine di questi agenti patogeni che hanno contaminato la spirulina. It's, if it's coming from the nutrients, because there's heavy metals in the nutrients, then you better get higher quality nutrients to feed the algae, food grade nutrients. Se gli elementi nutritivi sono quelli che, diciamo, hanno contaminato l'impianto, probabilmente voi dovreste prendere degli elementi nutritivi molto di più alta qualità. If it's coming from the water, you should have tested the water before you put the spirulina ponds there. Se invece la contaminazione deriva dall'acqua, avete sbagliato perché dovevate testare prima l'acqua prima di mettere la spirulina dentro. So one of the issues of locating a spirulina farm is testing the water first to see whether there's some issues
with contamination by heavy metals or anything that might be bad for the product. Quindi prima di avviare qualsiasi tipo di impianto dovete prima di tutto testare, controllare la qualità dell'acqua e comunque tutti gli altri fattori che eventualmente se non controllati potrebbero contaminare la coltivazione di spirulina. So those are the most likely sources of contamination that you have. E quindi queste possono essere le maggiori fonti di contaminazione del vostro, della vostra coltivazione di spirulina. Ok, dobbiamo chiudere lo streaming per questioni tecniche, tempistiche. Noi possiamo continuare il nostro dibattito per un'altra mezz'ora esatta. Però volevamo un po' salutare chi ci sta seguendo attraverso lo streaming, ringraziare Robert Erickson per aver accettato ancora una volta insomma, il nostro invito, grazie da parte di Apulia Kundi e delle altre associazioni che hanno promosso con noi questo percorso di Laboratori dal Basso. Grazie anche a tutti coloro che ci stanno seguendo, sia di persona che insomma, attraverso lo streaming. I'm glad to be here, thank you. I enjoyed it a lot, thanks a lot. Grazie, a me è fatto molto piacere essere qui e ho avuto molto piacere a lavorare qui insieme a voi. Thanks for all your great questions. E grazie per le vostre formidabili domande. Let's go have some spirulina beer. Adesso prendiamo un po' di birra con spirulina. La fera non sono tutti, se la aspetta.